lavoro che sta andando avanti di buona lena, di ottima lena. Ringrazio tutti i lavoratori che si stanno impegnando con grande determinazione. Io credo che sarà un ottimo risultato. Buongiorno, eccoci qua, io e Davide Caparini per l'aggiornamento quotidiano. Davide ha la mascherina, io me la sono... è finito tutto. Stiamo andando noi? Io me la sono appena tolta, quindi siccome poi qualcuno scrive, non ha la mascherina, ce l'ho, arriviamo tutti e due da un sopralluogo con il presidente insieme anche al vicepresidente Fabrizio Sala, presso il cantiere della Fiera, fatto con tutti i direttori generali degli ospedali di Milano, con tutti i migliori professionisti delle terapie intensive di tutta l'area milanese. Quindi stiamo creando il team che dovrà gestire da pochi giorni l'ospedale in Fiera, cioè quella grande area che conterrà terapie intensive, semi-intensive, che sarà al servizio della regione, della città di Milano e domani magari anche del paese. Siamo peraltro molto contenti della risposta che il paese ha dato alla chiamata da parte della Protezione Civile per creare una brigata di medici che potesse essere a disposizione oggi di Regione Lombardia e domani del paese per affrontare questa gigantesca sfida che stiamo vivendo. Abbiamo già avuto da parte della Protezione Civile l'indicazione che tra i curriculum ci sono un gruppo significativo, non trascurabile, di persone molto competenti e che quindi potranno venire da subito a lavorare all'interno delle nostre terapie intensive o nell'ospedale in Fiera o negli altri nostri ospedali, ma rafforzare quel parco di uomini e di donne che sta oggi sul territorio facendo questo lavoro straordinario di resistenza e di presa in carico di tutti coloro che hanno un bisogno. E lo sottolineo, la situazione è molto complicata, molto difficile, ma oggi il sistema anche riesce a dare una risposta. Poi abbiamo molti presidi in cui il pronto soccorso è diventato di fatto un grande reparto. Io sono andato giovedì a Lodi, sono entrato dentro il pronto soccorso, mi sono reso conto della fatica con cui i nostri infermieri, i nostri medici lavorano, perché era pieno di barelle, di letti in cui c'erano pazienti e tutti con la ventilazione assistita, addirittura i letti del pronto soccorso pediatrico, lettini per bambini, grandi, ma che erano stati realizzati per un bambino, quindi con le spalliere colorate, erano utilizzati da uomini che avevano la bombola e il respiratore attaccato, perché stiamo utilizzando tutto. Quindi questo è lo sforzo che stiamo facendo. È commovente sapere che da parte di tutta Italia ci sono professionisti che hanno voglia di rafforzare l'impegno, l'impegno dei tanti, di darci un contributo importante e significativo. E oggi, appunto, accanto ai medici, siamo andati a ragionare come gestire questo ospedale. Sono ancora lì che in Fondazione Fiera che stanno lavorando e costruendo i team, le modalità e le procedure di lavoro condiviso. Nel frattempo gli operai lavorano giorno e notte per consentirci di avere i primi moduli. È una giornata positiva da tanti punti di vista. Primo, tra 10 minuti a terra a Malpensa un aereo con
53 tra infermieri e medici cubani, l'assessore Foroni, il vicepresidente Sale, il sottosegretario Rizzi li stanno aspettando insieme all'ambasciatore cubano. Questo gruppo di medici si trasferirà immediatamente presso l'ospedale di Crema per gestire insieme ai medici di Crema l'ospedale da campo che l'esercito ha realizzato a Crema. Domani sarà una giornata di condivisione dei protocolli e da martedì il campo diventerà operativo e quindi sarà un grande sollievo per un ospedale che sta vivendo un momento particolarmente difficile. Quello è uno degli ospedali in cui il pronto soccorso di fatto si è trasformato in un reparto di degenza con delle grandissime difficoltà. Anche se il direttore generale oggi mi ha detto che negli ultimi 2 giorni si è ridotta in maniera significativa l'afflusso di persone. È un dato, è una esperienza empirica che il direttore generale mi ha trasferito, non possiamo gioire oggi per questo, però raccogliamo la positività del fatto che l'afflusso del pronto soccorso di Crema, quindi di un'area molto delicata, negli ultimi 2 giorni è stata inferiore. E quindi ci aggrappiamo a questi elementi che sono elementi sempre positivi. Personale, abbiamo parlato quindi dei soldati cubani, abbiamo avuto anche una buona notizia rispetto ad un gruppo di soldati, di medici militari probabilmente russi che starebbero per arrivare, anche qui per un rapporto del governo con il governo russo. Abbiamo già individuato nell'ospedale di Sondolo che ha una terapia intensiva che può raddoppiare ancora, nonostante aveva 4 letti, sono diventati 8, possono diventare 16 e poi ha la possibilità di ampliare i posti di degenza. Peraltro, un'altra delle cose belle di queste giornate, ieri una Onlus, la Hope Onlus, con la presidente che io avevo conosciuto un paio d'anni fa, cui avevo dato il mio numero di telefono, io cerco di dare il mio numero di telefono a tutte le persone che incontro per un rapporto diretto, mi ha mandato un messaggio d'aiuto. Avevano acquistato 16 respiratori, questi respiratori erano fermi a Düsseldorf e non si riusciva a trovare un aereo o un vettore che li portasse in Italia. Bene. Lei aveva già cercato un'interlocuzione con il Ministero della Difesa, col Capo di Stato Maggiore della Difesa. Io ieri ho parlato con il prefetto, abbiamo coinvolto anche il Ministro della Difesa. Alle 18 siamo riusciti a far partire un aereo. Questa mattina alle 5 sono arrivati a Orio al Serio questi 16 respiratori e i 16 respiratori sono partiti con un camion della protezione della Croce Rossa direttamente. Alcuni per Sondalo, altri per Monza, altri per il Policlinico e quindi stamattina alle 9 c'erano già i respiratori per consentire ad alcune persone di poter usufruire di una terapia intensiva, di un sostegno polmonare attraverso un tubo e quindi una risposta importante. Generata da un'associazione che si è mossa in maniera molto importante ed efficace, da una collaborazione, da un numero di telefono dato un po' di tempo fa che è servito in maniera molto efficace e tutti con grande velocità stiamo dando una speranza perché vogliamo continuare a resistere e a dare possibilità di cura al maggior numero possibile di persone. Abbiamo ancora un numero di persone ampio che non solo alle chiamate nazionali, ma alle chiamate della Lombardia hanno aderito. Sono state più di 3.000 le persone che tra specialisti, specializzandi, medici laureati hanno presentato la loro candidatura per la Lombardia, chiocciola regione.lombardia.it. Di questi 526 sono già stati assegnati alle aziende, sono tra cui 60 medici specialisti, ben 22 anestesisti, 53 specializzandi, 149 medici laureati e 264 infermieri. Quindi questa è un'altra bella segnale. Tante richieste, molte valide, che abbiamo già attribuito alle aziende e noi abbiamo già 500 persone che stanno lavorando in più all'interno delle nostre aziende. I dati sono
come al solito dati un po' in chiaroscuro, ma oggi è più il chiaro dello scuro. Non possiamo dire che cantare vittoria, voi lo sapete, lo ricordo tutti i giorni, i dati hanno un'evoluzione che non sempre è omogenea, vanno visti in un arco temporale più ampio perché alcuni laboratori non sempre rassegnano i tamponi con la stessa periodicità, non sempre i dati vengono raccolti o inviati nello stesso momento. Però li leggiamo e poi ne facciamo una valutazione in un arco temporale di una settimana per cogliere il trend. Oggi i positivi sono saliti a 27.206 con un incremento di 1.691. Ricordo che ieri l'incremento era di 3.200, quindi praticamente c'è un dimezzamento della crescita dei positivi. Il dato delle persone ricoverate invece è un dato che cresce e invece questo è il dato, diciamo, negativo in questa giornata. Siamo a 9.439 più 1.181. Il dato di coloro che sono in terapia intensiva è 1.142. Siamo già arrivati praticamente a 1.300 posti letto di terapia intensiva, quasi raddoppiati quelli che avevamo precedentemente, però con più 49 rispetto a ieri. Dei 9.439 sono le persone che sono state ricoverate, ma ne abbiamo 5.800 che nel frattempo sono uscite, guarite. Quindi è vero che abbiamo un numero di ricoverati importanti, ma è vero anche che vi è un numero altrettanto importante, circa la metà, insomma, di questi che sono oggi guariti. Quindi è una malattia che si diffonde velocemente, ma quando siamo in grado di dare un CPAP, di sostenere la respirazione con il caschetto, con la mascherina o con la terapia intensiva, siamo in grado di salvare la vita alle persone. Per questo stiamo facendo uno sforzo immane. Il numero dei defunti, ieri era cresciuto di 546, quindi un numero altissimo, oggi cresce di 361, è sempre un numero alto, ma è un numero significativamente inferiore rispetto a ieri. Siamo a 3.456 oggi deceduti per coronavirus. Il dato delle province, è un dato anche qui in riduzione significativa rispetto a ieri. Bergamo 6.216 più 347, si è dimezzato il numero dei positivi in crescita rispetto a ieri, ieri era più 715, Brescia più 289, siamo a 5.317, anche qui ieri era più 380, quindi vedete sono comunque numeri tutti in riduzione. Como più 60, siamo a 510, Cremona 2.895 più 162, anche questo è la metà della crescita di ieri. Lecco più 54, Lodi più 79, siamo a 1.772. Milano, avevamo questo dato ieri di una crescita enorme, che era di. Aveva una crescita di 868 a Milano, oggi Milano ha un complessivo di 5.096 con una crescita che è la metà rispetto a quella di ieri, cioè più 424. Milano città è a 2.039 con una crescita di 210. Ieri aveva avuto una crescita di 279, quindi a Milano si sta stabilizzando questo dato, è un dato di una crescita costante, incrociamo tutte le dita sul fatto che il dato di Milano non cresca più in maniera esponenziale. Negli ultimi giorni era cresciuto moltissimo, quindi ripeto, consideriamolo per quello che è, anche perché lo ricordiamo a tutti, il momento in cui possiamo verificare se le misure di contenimento stanno avendo un successo è dalla giornata di martedì. Perché insomma, quanto noi di fatto quando fotografiamo i tamponi, fotografiamo una situazione che è avvenuta 2 giorni fa, perché la persona arriva in ospedale, non sta bene, fa il tampone e il tampone poi viene mandato al laboratorio, il laboratorio lo processa, ci vogliono dalle 5 alle 12 ore, 14 ore, viene poi inviato ai nostri centri. Quindi noi stiamo fotografando di fatto quello che è successo circa sabato
no? Le notizie sono arrivate il sabato, e quindi qualcuno che si è ammalato, diciamo, circa tra i 10 e i 12 giorni fa. Quindi il dato, il giorno in cui potremo valutare se effettivamente c'è una riduzione è intorno a martedì. I dati di oggi sono comunque dei dati che ci fanno ben sperare. Se verranno confermati domani, e martedì, potremmo dire che forse c'è una controtendenza. A oggi tutto questo ci interessa fino a un certo punto. Quello, e io concludo per passare la parola a Davide, è che veramente questa è una battaglia che è diventata, io mi sento di dirlo, è diventata la battaglia di tutti. Oggi in giro non c'era nessuno. Oggi c'è da parte di tutti veramente una grande consapevolezza. E più questi dati crescono, più sento in giro una grande rabbia e una grande determinazione a non darla vinto al virus e al contagio, e una voglia di uscire da tutto questo. E quindi rimaniamo in casa, continuiamo questa nostra battaglia, anche un po' faticosa, perché star sempre in casa non è bello, ma io sono sicuro che la nostra determinazione da qui a breve sarà ripagata. Davide. Grazie Giulio. Mi ricollego a quello che sta dicendo il bravissimo assessore alla sanità di Regione Lombardia. La prevenzione è l'atto più importante, l'atto di responsabilità che ognuno di noi può fare. Io, per esempio, sto indossando la maschera perché sto utilizzando un computer e vorrei evitare come dire, il prossimo utente di questo computer abbia a che fare con le mie goccioline di saliva. Detto questo, sono molte le sollecitazioni da parte di voi, per quanto riguarda un video che è circolato dalle primissime ore della giornata, di un italiano in Giappone che parlava dell'Avigan o T705, che è un farmaco sperimentale di cui l'OMS ha dato da pochissimo l'autorizzazione all'utilizzo, alla sperimentazione, e che domani proprio il Comitato Tecnico Scientifico di AIFA esaminerà proprio per decidere chi potrà fare questa sperimentazione, perché come potete immaginare poi i farmaci sperimentali non sono prodotti in ampissime quantità, quindi bisogna decidere anche chi li deve sperimentare, i protocolli da seguire e le quantità disponibili. Quindi questo farmaco che si chiama Avigan, ma tecnicamente ha nome di Favipiravir, sarà probabilmente, se approvato dal Comitato Tecnico Scientifico di AIFA, disponibile poi per la sperimentazione nei nostri ospedali. Ricordo anche che sono tanti i farmaci che oggi stiamo sperimentando per la cura al coronavirus. Ci sono il Remdesivir, ICM, il plasma e anche la cloroquina. Quindi sono tante le cure in campo per individuare quale quella più efficace, quella migliore, quella si spera, ci auguriamo tutti, risolutiva. In molti ci chiedono anche, come Teresa, per esempio, prevenire, sostiene lei, è meglio che curare, e su questo siamo tutti d'accordo. La risposta sono i tamponi. Noi invece diciamo prevenire è verissimo, molto meglio che curare, proprio per questo bisogna proteggersi. Proteggere se stessi per proteggere gli altri. Una campagna massiva di tamponi non è prevista da nessun tipo di disciplina. Andava bene all'inizio quando dovevamo identificare quale che era l'evoluzione della diffusione del virus. Purtroppo oggi è del tutto inefficace e anche impossibile, nel senso che servirebbero talmente tanti laboratori, Giulio, che purtroppo di cui non disponiamo, laboratori che invece sono impegnatissimi a fare i tamponi a chi invece è ospedalizzato, a chi quindi i medici devono capire se sono coronavirus o meno, e quindi lì sì è necessario fare il tampone. Poi l'Ixibanone e altri, molti devo dire, pongono un problema che è riferito all'approvvigionamento del cibo, all'utilizzo quindi sia dell'acquisto online, ma soprattutto il fatto di mettersi in coda per andare ai supermercati. Non c'è alternativa a questo. Quello che noi invitiamo a fare è di fare una volta
la spesa per più giorni, quindi di organizzarsi in famiglia e quindi andare uno per nucleo familiare, di farlo in modo disciplinato, di essere pazienti, ovviamente bisogna essere pazienti, di uscire di casa, ma questo l'abbiamo detto, ribadito più e più volte, bisogna essere senza una linea di febbre. È importantissimo che chi ha anche solo qualche linea di febbre, non si sente in piene forze, capisce che potrebbe esserci qualcosa di nuovo, si protegga, ma protegga anche gli altri, perché uscire con la febbre è un atto assolutamente scriteriato e potrebbe portare a conseguenze drammatiche. Laura chiede se è meglio donare al conto corrente di Regione Lombardia o a quello della Fiera, oppure e tantissimi conti correnti dei singoli ospedali. Non sono certo io a dirtelo, non ho ovviamente preferenze, ma ti ringrazio perché donerai. È importante quello, dopodiché è normale che ognuno si identifichi e dia e utilizzi i propri soldi donandoli generosamente magari all'ospedale più vicino. La certezza sta nel fatto che tutte le risorse, Giulio, che arrivano le utilizziamo per i nostri medici, per i nostri infermieri, per proteggerli, per le apparecchiature, per le cure, perché poi i farmaci bisogna comprarli e costano. Poi ci sono altri che chiedono tipo igloo, se abbiamo trovato i medici e gli infermieri per l'ospedale in fiera, come ha detto bene prima Giulio, c'è una corsa sicuramente alle apparecchiature che siamo riusciti a risolvere, ben più complicato, ben più complesso è quello di trovare medici qualificati perché servono dei profili molto specializzati e soprattutto competenze che non sono proprio facilissime da individuare. Anche qui le proposte e le offerte sono tante, ora le valuteremo sul campo, ma la struttura di Giulio Gallera è assolutamente preparata e competente anche nell'essere in grado di trovare quelli che meglio di altri sapranno curarci. In ultimo, e qui poi chiudo, Giovanna, come tanti altri, chiedono: ma non sono un infermiere, non sono un medico, come posso aiutare? Beh, prima di tutto, come tutti noi, il gesto primo è essere responsabili, quindi rispettare le regole che ci siamo tutti dati. Seconda cosa è che c'è sempre un vicino, che può essere un fragile, può essere un anziano, che potrebbe aver bisogno, di fare la spesa o di portare l'immondizia al piano di sotto, comunque potrebbe avere bisogno di qualsiasi cosa, ecco, rispettando ovviamente la distanza, rispettando il suo isolamento, è importante metterci a disposizione all'interno del palazzo, nel quartiere, in modo tale da poter in questo modo essere concretamente vicini a chi ha più bisogno. Giulio? Perfetto, io direi che ringraziamo tutti e continuiamo la nostra battaglia, noi siamo qua a lavorare per voi. Forza Lombardia!